Roberto Volpi, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Benvenuto qui nel posto delle parole. Roberto Volpi, leggo nella quarta di copertina del libro La sparizione dei bambini Down. Statistico, ha diretto uffici pubblici di statistica e pubblicato molti saggi, tra cui, per i tipi di Lindau, Il sesso spuntato, Il crepuscolo della riproduzione sessuale in Occidente. Inoltre, da anni, Roberto Volpi è una firma del quotidiano Il Foglio. La sparizione dei bambini Down, un sottile sentimento eugenetico percorre l'Europa. Certo, questo non è un libro semplice da affrontare, ma è un libro necessario da affrontare perché bisogna essere a conoscenza delle cose. E Roberto Volpi, dal punto di vista della sua ricerca, lei che è statistico e che ha diretto, come ho detto poco fa, diversi uffici pubblici di statistica, ecco, ci porta dal punto di vista delle cifre, che diciamo sempre sono delle aride cifre, ma le cifre rappresentano delle situazioni e le situazioni rappresentano delle persone, le persone rappresentano delle storie, e Roberto Volpi ci racconta proprio le storie di queste persone, ovvero dei bambini Down. Come ha scoperto questa sparizione dei bambini Down, Roberto Volpi? Ma guardi, intanto io sono uno statistico che viene dall'esperienza sanitaria, diciamo così. Cioè io mi sono occupato in modo particolare di problemi inerenti alla salute, ho diretto uffici dell'ospedale, per esempio, qui sanitario del grande ospedale, quindi certe tematiche, diciamo, si incontrano in quelle esperienze lavorative. Poi c'è, come dire, un fatto particolare. Io sono toscano, abito a Firenze, e in Toscana c'è uno dei registri dei difetti congeniti migliori del mondo, senz'altro uno dei migliori d'Europa, il migliore d'Italia. Io ho conosciuto le persone che hanno messo su questo registro, e quindi per motivi appunto di lavoro, e quindi mi sono interessato a questa tematica, mi sono sempre interessato a questa tematica, e quindi ho seguito negli anni l'evoluzione dei bambini Down, scoprendo questa formidabile e anche un po' triste contraddizione, cioè tra il fatto che le aspettative di vita, di lunghezza della vita e di qualità della vita dei bambini Down sono andate negli ultimi 20-30 anni incredibilmente crescendo. Bambini Down morivano molto presto prima, adesso la speranza di vita si aggira attorno ai 60 anni ed è comunque in continua crescita. Bambini Down prima non erano autosufficienti, ora lo sono quasi al gran completo, e insomma c'è stato un miglioramento formidabile delle loro condizioni di vita e delle loro aspettative di vita. Questo è il punto. L'altro però è esattamente l'opposto, cioè i bambini Down sono sempre di meno perché vengono sempre più abortiti. Questo nel mentre c'è una grande crescita delle loro condizioni anche in relazione ai servizi che la società ha pronta per loro, nel mentre si verifica questo, si verifica l'altro fenomeno, che è quello di una sempre più bassa soglia di accettazione dei bambini Down. Lei sa perfettamente che attorno agli inizi degli anni Ottanta si è diffusa la tecnica della diagnosi prenatale, il prelevamento di liquido amniotico ed altre tecniche, eccetera, che consente di verificare la presenza di o meno di malformazioni o difetti congeniti di tipo cromosomico. La sindrome di Down è un difetto di tipo cromosomico, cioè del DNA,
che viene rivelato, se c'è ovviamente, dalla diagnosi prenatale. Quindi la diffusione di questa tecnica della diagnosi prenatale consente di individuare i feti che positivi a questa malattia, alla sindrome di Down, ed eventualmente consente ovviamente di poterli abortire. Questo è il dato di fatto, che laggiù dove c'è una forte diffusione della diagnosi prenatale c'è anche un'alta proporzione, una più alta proporzione di feti individuati come Down che vengono abortiti. Quindi la nostra società, come dire, negli ultimi 20-30 anni rispetto a questo problema si è collocata entro questi due estremi, ha migliorato i servizi di supporto non soltanto ai bambini Down ma anche alle loro famiglie, e contemporaneamente però ha sempre di più innalzato, abbassato il livello di accettazione dei bambini Down. Il libro di Roberto Volpi, La sparizione dei bambini Down, edizioni Lindau, ci porta proprio a considerare questa contraddizione e ci parla seriamente di quello che sta succedendo in Europa e anche nel mondo, ma in particolar modo in Europa, senza dare giudizi, ma fotografando, come giusto che faccia lo statistico, fotografando una realtà. Da una parte, come diceva poco fa Roberto Volpi, c'è questa possibilità per chi ha questo difetto di arrivare a realizzare una vita normale anche oltre i 60 anni, e dall'altra invece c'è la possibilità di tranciare questa vita ancora prima che nasca. Ora, questa richiesta continua di avere le persone che siano le persone, i bambini, i figli perfetti, laddove lei per esempio nel suo libro, se ricordo bene, racconta per esempio che una volta, quando si aveva un piede leggermente storto, si metteva un plantare o si faceva camminare il bambino a piedi nudi sulla spiaggia o sulla sabbia, oppure adesso tutti i denti veramente molto molto a posto, non si accetta più nemmeno la più leggera imperfezione. Ecco, senza voler dare giudizi di merito, ecco, tutta questa richiesta, questo bisogno apparente di perfezione ci porta poi verso una imperfezione in ogni modo della nostra vita. Sì, io credo che sia francamente una tendenza molto pericolosa, è una tendenza questa richiesta continua di una perfezione assoluta dei figli è una tendenza pericolosa. Intanto, guardi, non c'è soltanto l'interruzione di gravidanza che si rivolge a feti a cui viene diagnosticata una malattia, un difetto congenito, come dire, forte, consistente, di peso, che poi avrà nella vita una effettiva, reale conseguenza di tipo negativo. In realtà c'è una forte interruzione di gravidanza anche verso feti che hanno o difetti congeniti di molto minore entità. Lei citava anche perfino il piede vago, apparato schisi o cose del genere, cioè difetti poco consistenti che hanno, possono anche essere corretti abbastanza facilmente dopo la nascita. Ormai c'è, come dire, un forte rifiuto anche di feti che hanno segnati da questi difetti tutto sommato piccoli. C'è una tendenza che si va sempre più registrando a cercare il figlio perfetto, porta in effetti a una cultura dello scarto, direbbe Papa Francesco, molto accentuata, e questo è decisamente pericoloso, perché, come dire, toglie al nostro carattere, alla nostra vita, la capacità di affrontare le situazioni, di
che è anche una capacità non soltanto caratteriale ma anche sentimentale, capacità caratteriale e sentimentale di affrontare quel che dobbiamo affrontare, quel che si può affrontare. E questa soglia si abbassa sempre di più, abbassandosi sempre di più c'è una tendenza pericolosa a volere figli, bambini sempre più perfetti e quindi a non accettare più niente che non sia meno che perfetto. Si va delineando non soltanto il diritto al figlio, ma si va delineando un diritto al figlio perfetto che evidentemente ha implicazioni negative molto ampie, se conviene in qualche misura anche contrastato, perché si può capire, ma bisogna anche culturalmente cercare di contrastarlo. Lei nel suo libro, Roberto Volpi, ci parla anche della narrazione sui Down, spiegandoci come questa sia molto cambiata nel corso del tempo, no? Diventando, se ben ricordo, più attenta, più amichevole e anche più razionale, cercando di aiutare tutte queste persone. Però dice anche che si è verso un percorso, anzi un sentimento che non è di avversione ai Down, ma piuttosto anti-Down. Ce lo vuole spiegare questa differenza? Ma indiscutibilmente i Down, vede, prima Down erano, come dire, nascosti. I Down erano nascosti, vivevano in modo nascosto, vivevano in un modo, venivano all'interno delle famiglie. Quando dico prima che ci fosse la diagnosi prenatale, prima che si sapesse addirittura quando si partoriva qual era il sesso del neonato, c'era un rischio, lo si sapeva e lo si correva, il bambino poteva essere Down. Un concepimento su 700, 1000 concepimenti è Down. Quindi prima il bambino Down veniva sostanzialmente rinchiuso all'interno della famiglia, non si vedevano fuori, c'erano dei servizi, ma anche quei servizi erano piuttosto servizi di segregazione, quasi per tenere i bambini Down più che per aiutarli. Poi c'è stata un'evoluzione formidabile in questo senso, e questa evoluzione ha consentito che questi bambini avessero una crescita in tutti i sensi, perché i bambini Down di oggi, nonostante che non di più, sono più autonomi, sono più belli, c'è un'evoluzione formidabile in corso. Ciò li rende anche simpatici, perché tra l'altro i bambini Down sono molto spontanei, molto veri, molto autentici, sanno godere con più semplicità di noi delle situazioni, di provare piacere e così via. Quindi, come dire, attirano una certa simpatia, e il cinema, la letteratura, c'è molto sui Down che è cambiato in questo senso. I Down prima, non si parlava, se si parlava c'era un elemento di presa di distanza, adesso c'è invece una vicinanza, si sente una vicinanza anche emotiva, anche sentimentale verso i Down. Quindi tutto fa pensare che sia una situazione la nostra, pro-Down, ma non è così in realtà. In realtà abbiamo paura dei Down, abbiamo una paura terribile che quando una madre è in stato interessante che il bambino possa nascere Down. Il paradosso è esattamente questo, che nel mentre si è sviluppata questa crescita formidabile del Down e nel mentre la società, intesa nella sua globalità, si è formata una sorta di simpatia, di tenerezza quasi verso i Down, nel mentre succede questo c'è una paura terribile. In questo senso c'è un sentimento anti-Down, c'è una paura terribile che il proprio figlio nasca Down. E il paradosso è esattamente questo, che c'è, come dire, una simpatia verso gli altri Down, ma non si è disposto ad accettare il proprio figlio Down.
c'è una dissociazione totale, una schizofrenia totale, che va, come dire, imputata a quel sentimento che si diceva prima di figli perfetti. Figli perfetti, un sentimento che è nato in corrispondenza alla pretesa quasi, ma alla possibilità anche, la possibilità e la pretesa della scienza, a partire dalla medicina per finire la biologia, la genetica, di, come dire, di dare, di fornire figli Down, figli perfetti. Cioè oggi si può in pratica operare una scelta, e operare una scelta in direzione della perfezione. Siccome questa scelta può essere operata, e siccome si cerca la perfezione, ecco che si sviluppa una paura formidabile dell'imperfezione. E questa imperfezione, l'imperfezione dei Down è la più visibile, la più frequente, quindi paradossalmente perché fa più paura, proprio perché è la più visibile e la più frequente. Quindi c'è questa oscillazione, è tutto schizofrenico nella società rispetto ai Down, perché ripeto, c'è questa oscillazione, c'è una simpatia quasi verso gli altri Down, i Down degli altri, ma si rifiuta sempre più energicamente la possibilità nostra di avere un figlio Down nostro. Per evitare una nascita Down si abortiscono involontariamente almeno 2 bambini non Down. Sì, io credo che siano, no, credo che siano, è sicuro che sono parecchi di più. Io ho dato nel libro una valutazione molto, come dire, contenuta per evitare di essere accusato di voler fare del terrorismo, cose del genere. Io credo che possono almeno 4, anzi credo, è sicuro che sono almeno 4-5, si possono fare calcoli precisi, sono almeno 4, per evitare la nascita di un bambino Down, se ne abortiscono 4-5 non Down. Il perché è presto detto, il ragionamento è un po' tecnico, ma vediamo se riesco a farmi capire. Nelle tecniche della diagnosi prenatale c'è un rischio di aborto. Si chiamano per questo invasive, perché entrano nella placenta con un ago, sostanzialmente questo. Lei si riferisce, mi scusi se la interrompo, all'amniocentesi e alla villocentesi? Sì, io mi riferisco all'amniocentesi, che poi l'amniocentesi è quella, come dire, l'esame decisamente più comune, anche molto più comune della villocentesi. La villocentesi è ancora più rischiosa. Comunque c'è un rischio di aborto. Il rischio di aborto oscilla nella villocentesi attorno a 1 su 100 esami, nell'amniocentesi attorno a 1 a 200, forse anche qualcosa di più. C'è chi dice meno, ma insomma forse anche qualcosa di più. Ma comunque queste sono le cifre. C'è un rischio di aborto che è di questa, di, come dire, che ha queste proporzioni. Allora il rischio invece di avere un bambino Down è attorno a 1 su 1000, un concepimento su 1000, quindi il rischio di avere un bambino Down è 5 volte inferiore al rischio di aborto. I conti sono quelli presto fatti. Il rischio di avere un bambino Down, che è grosso modo uno su mille concepimenti, è 5 volte inferiore, almeno 5 volte inferiore al rischio di aborto che si corre con le tecniche di diagnosi prenatale, che sono 1 su 100, 1 su 300. Quindi facendo, eseguendo molti esami, si, ovviamente si abortiscono anche, siccome quando si incontra una diagnosi positiva, quasi sempre i bambini Down sono abortiti, e allora ciò vuol dire che si fanno le diagnosi prenatali, hanno un rischio di aborto e quindi si abortiscono anche bambini sani, perché il rischio di aborto delle tecniche prenatali è 5 volte superiore al rischio di un concepimento Down. Non c'è quindi un parallelo
In realtà, per equivalere i due per far equivalere i due rischi e per far diventare davvero quindi etico, morale, diciamo così, la etico-morale, la diagnosi prenatale, bisognerebbe aspettare i 40 anni. Sopra i 40 anni i rischi, il rischio della donna di avere un concepimento down e il rischio di aborto connesso all'esame di diagnosi prenatale sono più o meno analoghi. E in quel caso quindi, non c'è nessuno squilibrio, c'è il rischio di aborto è attorno, dicevo, a 1,100, 1,200, il rischio di avere un concepimento down sopra i 40 anni comincia ad avvicinarsi a questo limite, attorno a 1,200, ma nell'età più bassa, attorno ai 30 anni, è perfino superiore a più basso di 1 su 1000. Quindi c'è una sproporzione che si fa sentire e che si può quantificare. Io ripeto, nel libro ho fatto una stima molto molto contenuta, ma certamente non si va di sotto di quella stima. Però la mia opinione è che sia almeno il doppio, cioè quindi per ogni down che viene evitato ci sono due bambini non down che vengono abortiti dopo la diagnosi prenatale. Roberto Volpi, il libro è uscito da poche settimane e che cosa ne dice la stampa? Che risposte ha avuto? Ma in realtà la stampa, quando si parla di queste questioni, non dico che è molto disattenta, ma fatica ad entrarci. Non so se volutamente o meno, però tiene queste questioni a forte distanza, vede in argomenti di questo genere quasi, come dire, un attacco al diritto alla possibilità di abortire, al diritto di aborto, o vede come dire, una critica a esami come la diagnosi prenatale e cose del genere. Quindi come dire, li guarda queste tematiche con estremo sospetto, e siccome c'è un'opinione corrente molto sfavorevole, diciamo così, che no, la stampa non la prende bene e quindi non ne parla volentieri. Anche perché siamo all'inizio della pubblicazione, quindi è necessario anche un po' di tempo per sedimentare l'argomento e poi avere la possibilità di parlarne in maniera razionale. Il libro Lindau Edizioni, lo ricordiamo, Roberto Volpi è l'autore che abbiamo avuto come ospite qui nel Posto delle Parole. Il libro è La sparizione dei bambini down, un sottile sentimento eugenetico percorre l'Europa. Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato, Roberto Volpi. Grazie a lei, grazie. Buongiorno. A lei e agli ascoltatori. Arrivederci.